inserite nel boccale il latte. Azionate il bimby 3 minuti 37 gradi, velocità 2. Aggiungete lo zafferano, che io uso per avere quel colore caratteristico e perché dona un sapore diverso. Ho aggiunto anche lo zucchero e una fiala estratto vaniglia. E infine il lievito. Emulsionate il tutto un minuto, velocità 3-4. Unite la farina, la fecola e l'uovo. Azionate il bimby 20 secondi, velocità 4. Aggiungete il sale. Azionate il bimby 4 minuti, spiga. Dal foro inserite il burro morbido. Ecco la pasta come si dovrà presentare. Quindi cosa facciamo? Levatevi le mani con dell'olio. Quindi cominciamo a fare questo movimento. Formate una palla, sbattetela sopra il piano da lavoro, così. Adagiatela in una terrina, coprite con il proprio coperchio. Trasferite il contenitore nel forno. Lasciamo lievitare in funzione lievitazione fino al proprio raddoppio. Se non avete questo tipo di funzione, mettete un pentolino di acqua bollente nella parte bassa del forno. Trascorso il tempo di lievitazione, dividete la pasta in pezzi da 50 grammi. Formate i vostri panini facendo questo movimento. Create delle incisioni sopra la pasta, così. Coprite con la pellicola e lasciate lievitare in funzione lievitazione fino al proprio raddoppio. Spennellate la superficie con il tuorlo sbattuto e un po' di latte, così. Infornate a 180 gradi, forno precedentemente preriscaldato, statico, con un pentolino di acqua bollente nella parte bassa del forno per circa 15-20 minuti. Sono morbidissimi. Spero che questa video ricetta vi sia piaciuta. Io vi lascio e alla prossima. Un bacio!